Siamo a Palazzo Vallelonga con il presidente della Banca di Credito Popolare Mauro Ascione di recente l'approvazione del bilancio. Presidente, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ma direi assolutamente di sì. C'è da stare molto soddisfatti per i risultati raggiunti con l'esercizio 2019. Ma al di là dei numeri che sono comunque. fermano, no? danno un'immagine precisa della situazione della nostra banca al 31 dicembre 2019 c'è un motivo di soddisfazione proprio perché la banca ha dimostrato di essere ancora più viva, dinamica, vicina alle imprese e al territorio. Quindi una, uno, i, i risultati sono molto soddisfacenti. L'utile di 8 milioni e mezzo ne testimonia eh, l'operatività della banca, eh, i coefficienti patrimoniali. Che da 13% e 20% passano al 14%, eh, da il coefficiente diciamo, di solidità della banca ed è uno di questi, insomma, il migliore degli ultimi, degli ultimi dieci anni. Eh, nel contempo, anche il patrimonio che aumenta, quindi, quindi rafforziamo ancora di più. La solidità della banca e, e, e quindi c'è motivo proprio di essere soddisfatti. Ci sono altri indici che magari sono un po' più tecnici: che, eh, se parliamo anche della rischiosità del credito, abbiamo avuto un abbattimento sostanziale del 60%, eh, abbiamo avuto. Un, un dato importante, 280 milioni di euro di nuovo erogato, quindi significa essere vicine a imprese e famiglie, quindi i dati sono molto, molto, molto soddisfacenti. Risultati dunque che consolidano la posizione della banca, che parlano di crescita e fanno guardare anche con molto ottimismo al futuro, soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo? Ma, ma certamente, noi siamo abituati a guardare al futuro. Uh, però, qui è necessario fare un passo indietro e vedere come eravamo posizionati invece due, tre anni fa, uh, due anni fa. Quindi, c'è stato una, un, un lavoro sotto la guida competente della direzione generale della banca, del dottor Delle Femmine, eh, che ci ha uh, di fatto uh, come dire, uh, creato valore su questa banca. Oggi, possiamo affrontare anche. Una crisi della quale ancora noi non conosciamo bene eh, come si materializzerà, ma sicuramente con le spalle più forti. Guardiamo avanti, consapevoli del nostro ruolo, consapevoli di essere una banca di riferimento importante per tutto il territorio della, 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 della Campania, una banca importante a livello nazionale, anche per tutto ciò che stiamo mettendo in campo rispetto a questa emergenza COVID-19. Abbiamo avuto attestati provenienti eh, dagli organi di vigilanza ma anche dagli eh, diciamo, stakeholder più importanti per questo impegno che abbiamo fatto. Quindi una banca che sta crescendo, sta crescendo sia in termini di numeri ma anche in termini di valori, cioè quei valori che secondo me una banca di territorio deve esprimere, il coinvolgimento delle persone, una reputazione che sicuramente è migliorata. Il rammarico più grande lo diciamo è che quest'anno con un 8 milioni e mezzo di utili. Ci sarebbe stata anche la possibilità di dare un dividendo ai nostri soci, ma come ben saprete sia la BCE che Banca d'Italia ha sospeso il pagamento di dividendi non, di tutte le banche proprio per rafforzare i parrimoni, poi per far i patrimoni e per affrontare con più forza queste crisi. Quindi voglio dire, eh, eh, ci aspettiamo questo impatto. Noi siamo convinti di poter eh, come dire, superare anche un momento di crisi. Cercando di essere ancora più vicini alle imprese e alle famiglie. Per ora diciamo, siamo abbastanza sereni, insomma, dico tutto essere sereni perché tutto il percorso virtuoso iniziato due anni e mezzo fa con un piano industriale della banca che stiamo cercando di rispettare appieno, eh, ci consente in qualche modo di eh, come dire, continuare su questa strada e quindi di pensare al futuro in maniera molto ottimistica.